Il diabete non è invincibile, ma ancora non è vinto, in quanto abbiamo ancora un po' di strada da fare in termini delle scoperte future. Sì, io sono Francesco Dotta e sono il rappresentante legale della Fondazione di Ricerca Onlus Umberto Di Mario. Mi occupo di diabete e sono da anni impegnato nella ricerca nel campo del diabete, in particolare il diabete tipo 1, e professore di endocrinologia all'Università degli Studi di Siena. Grazie all'enorme sinergia che abbiamo sia con TLS sia con l'Università di Siena, il nostro team è formato da dottorandi, da giovani ricercatori, sia laureati in biologia molecolare che in biotecnologie, ma anche in medicina e chirurgia. I nostri progetti sono mirati soprattutto a caratterizzare le cause del diabete di tipo 1, ovvero capire perché le beta cellule, che sono le cellule che producono insulina, vengono distrutte o non funzionano. E in questo, da vari anni riceviamo finanziamenti competitivi sia a livello internazionale ma anche a livello nazionale dalla Regione Toscana, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Tutto questo ci ha permesso di condurre numerose ricerche che hanno portato a varie pubblicazioni che hanno permesso di fare nuove scoperte che ci faranno sicuramente capire molto meglio le cause di questa malattia. Ci occupiamo della comprensione di tutti questi meccanismi molecolari, sia nello stato, diciamo, fisiologico del funzionamento pancreatico, sia nello stato patologico che sarebbe durante il diabete mellito. Durante questi anni stiamo sviluppando delle linee di ricerca che riguardano soprattutto il funzionamento di alcune piccole molecole chiamate microRNA e che possono per l'appunto regolare molti processi fisiologici, tra cui anche il funzionamento di queste cellule del pancreas chiamate beta cellule. Io ho cominciato a fare ricerca praticamente da subito dopo la laurea, perché l'allora mio professore era un'altra persona che era molto impegnata nella ricerca, tant'è che la Fondazione Umberto Di Mario porta proprio il suo nome. E lui aveva sempre creduto che un medico bravo dovesse essere anche un bravo ricercatore. E subito dopo la laurea io mi ero recato per un periodo breve di studi a Boston, alla Joslin Clinic, e inizialmente dovevo rimanere 3 mesi, ci sono rimasto 4 anni e sono diventato postdoc alla Harvard University e da allora abbiamo continuato ad avere sempre rapporti con gli Stati Uniti e con altre istituzioni straniere. Ogni giorno, quando si viene al lavoro e si entra in laboratorio, si cerca di aggiungere quel piccolo tassello che poi va a completare un quadro molto più ampio. Se parliamo di diabete tipo 1, quindi quella forma di diabete dove il sistema immunitario distrugge le cellule che producono insulina, l'attuale sfida è quella di educare il sistema immunitario a non riconoscere più come strane queste beta cellule. Rispetto ad alcuni anni fa, adesso è possibile cucire addosso del nostro paziente la terapia ideale e nello stesso tempo monitorizzargli continuamente la glicemia senza necessariamente ricorrere a pratiche invasive come appunto un buco che richiede il sangue. Quindi sicuramente si stanno facendo grandi passi in avanti. La mia impressione è che si va per accelerazioni, ovvero c'è da un lato sì una crescita costante, poi c'è qualche scoperta che ci fa risalire un gradino in più verso la cura definitiva della malattia. Dunque, da un lato c'è la curiosità, dall'altro c'è il fatto di poter contribuire significativamente alla qualità della vita dei pazienti. Va anche detto però che non è che ogni giorno si fa una scoperta. Se uno vive di giorno in giorno e si ferma al giorno per giorno, rischia di essere frustrato. Se uno però si gira indietro e guarda qual era lo stato delle conoscenze 3 anni fa o 5 anni fa e come le nostre ricerche hanno contribuito all'avanzamento delle conoscenze, ecco, allora lì la soddisfazione c'è perché vedi quanta strada hai fatto e quanta strada, diciamo, il tuo gruppo è riuscito a far fare alle conoscenze sulla malattia.
Thank you.